che amici trans e gay, amici dello Xela, ben ritrovati. Buongiorno a tutti. Siamo con Alessio e andiamo a pescare nel posto segreto che quindi non vi dirò, non insistete. No, ti ho detto di non insistere, peccato, non insiste. Basta, cioè. Va, falla finita. Ma, oh, cioè. Andremo nel posto segreto dove sono stato costretto ad andare via per il tuono, per il lampo che mi è caduto lì a 200 metri. E dove Alessio, da solo, che io non potevo, è andato e si è divertito. Ha preso dei bei barbetti, cavedani, carpe, lasche, branzini, orate, bronchi, anguille, ha preso un po' di tutto. Anche una razza, eh? Una razza. E quindi ci riproviamo. Siamo carichi. Di bachi e di speranza. Bachi di speranza. Abbiamo 3 kg di bachi. Speranza ne abbiamo 4 kg almeno. Sì, 4 kg. Giusto? Sì. Perfetto. Direi che ci possiamo vedere dal luogo di pesca. Ciao. Ragazzi, ci siamo. Siamo nel buccone. Allora io mi sono messo qua e Alessio pescherà laggiù in fondo. Ma qua è tutto buono, eh? C'è già una alborella attaccata, no? Cioè, l'unica cosa di questo posto, sì, sono le alborelle, ma oggi abbiamo anche i caster, magari proviamo con quelli. E non, cavedano. Mamma mia, ma ha preso il cavedano. 16, eh? Ma ha preso il cavedano. Ah, oltretutto c'è una sfida di tecniche, perché lui usa il 16, amo grosso, 4 bigattini. Io ho il 13. E amo un pochettino più piccolino. E chi è che prende il cavedano? Lui, col 16. Che miseria. Bello comunque. Sì. Bello. E anche lo Xela ha la canna piegata. No, un barbo. Vedi? Io voglio i cavedani e pesco i barbi. Sembra giusto. Tac. Piccolino, eh. Sotto al chilo, decisamente. È vero, Ale? Eh? No, mi sembra. È sotto al chilo. Chilo, sì, ma di poco, eh? Non di tanto, di qualche novetti. Dai, via. Vediamo di tirare la riva e lo slamiamo. Questo, ragazzi, merita un video. Piccolo, ma è un cavedano. Però aspetta che recuperiamo un po' in qualche modo con la canna. Ok. Si diceva è piccolo ma è un cavedano. Ma che bello. Sì, vabbè, insomma, anche questa è sotto al chilo, però dai. Che animale che è, spettacolare. Dai che lo rilasciamo, oltretutto ha ingoiato veramente tanto, perché ho visto la tocca, si è fermato il galleggiante, ha cominciato a sussultare, quando è così di solito ingoia. Va bene. Dai, forza, lo liberiamo. Alessio è in cattura. Guardate la canna. C'ha la canna piegata. Ma che è un barbo, un cavedano? No, cavedano no, eh. Se è un cavedano me ne vado, te lo dico. No, madonna, dove? È un cavedone anche bello grosso, più grosso del mio. 4 bigattini. No. Amo non è... l'ancora. Cioè, capito, sta pescando con la cozza e sta prendendo i cavedani. Io che sono tutto bello sfinato, tutto 013, spallinata aperta. Ci avrà messo un rocco bombo come piombo e prende i cavedani. E guarda che cavedano. Guarda che cavedano! Fai vedere bene, Ale? E ripeto, guarda che cavedano! No, fermati! Giralo bene, che c'ho lo zoom! Bello questo! Tanto qua c'è qualcosa che mi sta dando, la mia canna ma un arborellino! Da qua la foto? Sì. La mantista! Via,
Vai un po' a bucare anche la mia lenza, vai Giacaselli. Barbo? Barbetto. Tanto guardate là che è passata, perfetta. E voilà. Ragazzi, di queste, tanto aspetta che recupero un po', di queste ne abbiamo prese penso un sacco di juta pieno. Ah, c'era lo zoom, ecco perché. Sì, che sono cavedani anche questi, saranno i cavedani piccoli di oggi, sono i cavedani grossi di domani, però daceli un po' più grossi oggi e più piccoli domani. Avanti. Cos'è? Barbo. Ragazzi, vi ho lasciato il posto buono, Alessio. Bello. Un barbo? Bello, bello. Non è contento. Tanto col 16 lo puoi scaraventare anche sulla statale, eh? Col 16 lo puoi scaraventare anche nella statale. E ora io attacco ora io metto la canna fissa, perché se è così. Ragazzi, Alessio mi sta massacrando, eh. Sì, gli ho lasciato il posto buono, come dicevo prima, so che sono tutti là i pesci, però. Qua neanche uno. Qua neanche uno bello, ho visto un paio di tocche interessanti, ma sono rimaste solo due tocche interessanti. Ragazzi, tanto per dirvi che acque che ci sono qua, eh? Cioè, che acqua, una bella faria che ora ovviamente è rilasciata, se n'è andata da sola, è ancora appesa, vai. Era un po' che non si vedevano tocche. Una mezz'oretta buona. Ah, meno male, vedi? Un bel barbetto è uscito. E ora lo slamiamo. Andiamo a fargli anche un paio di foto. Allora, Alessio? La pozza là l'abbiamo svuotata. La pozza se leva anche l'acqua, non c'è più quindi, nulla. E quindi ci siamo spostati 200 metri più a valle. Guardate che bella pozza che c'è, proviamo. I pesci si vedono così a vista, quindi non si mangeranno. Si vedono viaggiare i treni. E quindi non mangeranno, ma noi ci proviamo lo stesso. Noi ci proviamo lo stesso. Dai. Allora, ho pasturato lì in mezzo. C'era pieno di pesci, non ci sono. Eccoli lì. Barbi che stanno andando in giù, ma non mangiano, perfetto. Eccoli lì. Guardate che mandria di barbi. Guardate. Sarà 3 kg. Mamma mia, che bestie. Che bestie. Stanno mangiando, vai. A dritto. No, non stanno mangiando tanto, stanno andando per i cazzi loro. Vanno avanti e indietro, guarda che bel barbo che è quello lì. Dai, ci proviamo. C'ho la canna piegata. Con un bel barbetto, credo. È là che si difende, alla grande. Sì, sì. Barbo! Fai poco che sì. Dai, non è neanche niente di che. No, piccolino. Bello. Bellissimo.
Signori, c'ho la canna piegata perché là in fondo, che si difende come un barbo, c'è un barbo. Carino, discreto. Allora, diciamo che in condizioni normali sarebbe anche fin troppo facile prendere questi barbi, perché ti mangiano qua sotto a vista praticamente come le alborelle. Però c'erano prima due persone che pescavano, quindi sono pesci disturbati. Peccato che Alessio l'ha scoperto oggi, sennò era da venirci un mattino da soli, proprio bello presto. Lì scempio totale, eccolo qua. Guardate, discreto. Ora lo spiaggiamo e lo slamiamo. E beh, questo comincia a essere discreto, eh. Questo belloccio. Questo è bello bello. Guardate qui, è mezzo ferito e ora vabbè, tanto lo rilasciamo. Mangiato bene. Ora non so se, ecco, sotto il galleggiante c'è un bel barbo, c'è pieno di barbetti, però non mangiano. Guarda, guarda, non so se li vedete, io spero che li vediate passare perché sono veramente uno spettacolo. Ne stanno arrivando altri. Però non si fermano sulla pastura. Ci sono un sacco di bigattini sul fondo, ma non ce ne sono i pochi che mangiano, due o tre, non di più. Guardate, lo ripassano in su. Venire qui al mattino bello, eccolo lì uno che mangia sotto il mio galleggiante. Guardate, passa. Impressionante. Praticamente vedo il bigattino e vedo quando se lo metto in bocca. Però ripeto, sono molto molto disturbati. Io mi auguro che si vedano, perché ma è tutta roba da chilo, eh. C'è tanta roba da chilo, tanta roba piccola, ma tanta roba da chilo, guarda lì. E nella pozza non c'è una tana. Infatti ora io vado laggiù nella speranza che sia a casa dei barbi, sotto quell'albero là. Ma mi sembra che ci sia poca acqua. Qui c'è 30 cm d'acqua e tutti i barbi, guarda lì. Io spero veramente che si vedano, perché vale la pena. Andiamo un pochettino più in giù, guardate lì, eccoli lì. Allora, sono onesto, giuro, eccoli, giuro che non ho visto andare giù il galleggiante, ho tirato solo per lanciare la canna e c'è rimasto il barbaus. Oltretutto non è neanche brutto, se vogliamo, biondo con gli occhi azzurri, dai. Guarda lì. È partito l'amo con quella bestia di Satana. Aspetta, vai in acqua. Un bel barbo delle Baleari, scivola, fermo, ti lascio andare. Guarda qua che bello. Bravo che hai abboccato, bravo. Niente, dai, anche fin troppo facile qua, eh. Ora è anche fin troppo facile. Un altro.
Allora, questo è un pochettino più bello perché mi ha preso un po' di metri di filo. È un po' più bello degli altri. Allora, non l'ho mica rubato. L'ho rubato. Ulla miseria, che salto! Ho preso un barbo salmonato. L'ho rubato, non è più grosso. È bello, ma per quello che tira di più. Ha fatto tutto lui, si è rubato da solo, non c'entra, però. Aspetta che ora recuperiamo un po'. Eh sì, mi dispiace. Avrà un po' di bruciore di culo. Allora, diciamola tutta, che Alessio ha montato la canna fissa e ci siamo accorti che i barbi mangiano distanti. Quindi io con la bolognese sono avvantaggiato. Sì, ha un po' di bruciore di culo. Però ci sta anche questo. Ora poi monto la ripresa all'incontrario, così sembra che vada in avanti, capito? Eccolo qui, bello, bello, bello. Boom, vabbè, guardala come va, bello contento. Allora, siamo divertiti oggi, siamo divertiti di brutto. Peccato che i barboni, quelli grossi, non sono usciti, ma ne sono usciti tanti piccolini. Vabbè, oh. Lui ha preso un bel cavedano, abbiamo preso qualche cavedanello. Però barbi ne abbiamo presi veramente tanti, ovviamente non li ho ripresi tutti perché dovevo anche pescare. Però 30-40 barbi saranno usciti. Voglia, la grande. Cavedano. Uno io bello slamato. Uno preso per il culo e anche i pesci, prendi i pesci per la bocca e non prenderli per il culo. Poi novità, spiegagli cosa è successo. No, glielo diciamo, diciamolo. Novità, ci siamo spostati facendo una pesca itinerante, quindi itinera e itinera, a un certo punto arriva uno e ci fa: ragazzi, qua non si può pescare con i bigattini. Come? Come non si può pescare? E che t'ha detto? Insomma, fatto strano, siamo capitati in un posto dove non si può pescare con i bigattini, quindi abbiamo chiuso e siamo venuti via. Dovevamo fermarci ancora un paio d'ore, però capirete bene che insomma 700 euro ci hanno detto, giusto? Di multa, sì. 700 euro, sai i barbi dove se ne possono andare? Sai dove può prendere il pesce 700 euro? Ma c'è la forestale, al supermercato. Potremmo chiedere qua, infatti. Ma è un po' qua dentro la foresta. Qui dentro? Più uno? Comunità montana, no? Comunità montana, no, allora niente, mi ho sbagliato. Ora telefoniamo, andiamo un po' a chiedere perché bisogna essere sicuri che siamo molto ligi alle cose, non vogliamo infrangere la legge, l'abbiamo già infranata l'anno scorso, io e lui, quindi. Però senza saperlo. La dinamite la puoi portare, quella non è vietata. Il bigattino sì. Perfetto. 700 euro di multa, allora la dinamite. La dinamite si può portare. Va bene, per quest'anno lui è l'ultima pescata insieme alla sera e farò ancora 2-3 pescate, penso, con Daniele Lavale. Poi sono finite le ferie, puttana miseria. Eh sì. Si ritorna a produrre.